Sì! Ecco lo stile da mine, ragazzi, sono tutti quanti carichi e positivi, arzilli per un altro bel video insieme. Altre scoop da poter snocciolare insieme, appunto, parlando poi di Locatelli e di Ronaldo con le nuove news riguardanti la sua reazione sui social. Però partiamo ai saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti della community, grazie di esserci, ragazzi. Lo Stefano Magno vi ringrazia davvero tanto. E poi un altro ringraziamento specialissimo a tutti gli iscritti che da tanto mi seguono. Allora, Locatelli, come vi dicevamo, è ufficiale e oggi farà le visite mediche, quindi sarà il primo giorno ufficiale da bianconero. E questo cosa vuol dire? Che una volta fatto tutto l'iter, appunto per vedere se fisicamente è pronto appunto a dei carichi importanti per il campionato, e Allegri lo metterà già nella rosa dei convocati per Udine. Questo non vuol dire che partirà titolare, ma vuol dire che sarà appunto aggregato alla squadra e subentrerà sicuramente, come è successo a tutti i nuovi innesti della Juve di Allegri e anche di Sarri e di Pirlo nei precedenti anni, e quindi anche lui e Caio Jorge probabilmente faranno l'esordio con la maglia bianconera. Sono molto contento perché è giusto vederli già subito alla prova in un campo comunque ostico come quello di Udine, dove comunque sarà chiamato sicuramente a fare una grande prestazione per far fronte comunque a un centrocampo solido e roccioso e soprattutto a una squadra che si muove molto a fisarmonica e difende e attacca continuamente tutta la partita, non demorde mai e non si lascia mai andare, appunto, anche se il risultato magari è già acquisito per la squadra avversaria che è in vantaggio. Quindi aspettiamoci appunto il minutaggio, diciamo, minimo per Locatelli, perché chiaramente deve entrare nei meccanismi della squadra, deve entrare nell'ambiente, abituarsi a tutto quello che succede attorno e abituarsi a toccare palloni pesanti come quelli della Juve, e quindi sicuramente, anche se farà soltanto magari una trentina di minuti nel secondo tempo, sarà oro colato. E poi, se chiaramente dimostrerà che è pronto per il ritmo partita e può fare la differenza nel nostro centrocampo anche da metronomo, perché è lì che Allegri lo proverà, di sicuro non gli farà fare il ruolo che faceva al Sassuolo, allora sì che si prenderà le chiavi del centrocampo e Allegri molto probabilmente lo metterà assieme sempre a Rabiot e Bentancur. Questa dovrebbe essere la formazione ideale, però non è detto che appunto non ruotino come mezzali anche Ramsey e Bernardeschi, come avevo annunciato anche nei video precedenti. Quindi allora non voglio dire che sono stracontento, alcuni di voi mi hanno detto chiaramente: ma perché Stivello sorridi e sei così felice che sia arrivato Locatelli? Sembra quasi che sia arrivato Isco, Modric o Casemiro. Non è che sono contentissimo, nel senso, non è che stiamo parlando di un fenomeno, però sono contento perché in un centrocampo veramente che faceva piangere, che probabilmente era a livelli delle squadre di medio classifica in questo momento, cioè difesa e attacco sono da vincere il campionato e addirittura arrivare nelle prime 4 di Champions, ma se tu metti il centrocampo e lo paragoni alle altre squadre d'Italia ed Europa, siamo veramente messi male, tra le peggiori. Quindi Locatelli è un giocatore che, diciamo, ci dà quell'allungamento di panchina, se non altro, e quell'allungamento della rosa, senza, diciamo, alzare il livello in maniera spropositata, ma appunto infoltisce un reparto che era in difficoltà. Quindi cosa vuol dire questo? Che non lo aumenta di qualità in maniera spropositata, però garantisce agli altri giocatori che sono appunto nel centrocampo a 3 o a 4 di giocare con più tranquillità, mentre l'anno scorso dovevano giocare veramente contati, sempre con questa paura che uno si facesse male, che non riuscissimo ad arrivare alla fine della partita. Adesso giochiamo con un Locatelli che è lì e c'è, siamo sicuri che appunto è custode del nostro centrocampo, e Bentancur, Ramsey, Rabiot, Bernardeschi possono giocare nel loro ruolo naturale, facendo i compitini che gli chiede Allegri, senza andare a fare quello che non riescono a fare, cioè impostare, verticalizzare, difendere il pallone per far stare la squadra, trovare giocate magari cambiando gioco con le palle alte, tirare da fuori. Tutte queste cose qua sono cose in più che questi centrocampisti non sono in grado di fare, quindi se loro non erano appunto tranquilli nel poter fare il loro mestiere più il resto, vuol dire che adesso con Locatelli, che già ti mette a posto certe problematiche, questi giocatori, che magari non potevano rendere come rendono quest'anno, appunto possono tirare fuori dal loro cilindro le loro vere qualità in quella specifica zona di terreno. Quindi se Bentancur prima non tirava, adesso potrà tirare da fuori. Se Bentancur prima non poteva inserirsi per far gol in mezzo all'area, adesso lo può fare perché c'è qualcun altro che gli copre le spalle. E la stessa cosa vale per Ramsey e per Rabiot. Perché Rabiot le galoppate che faceva, le faceva ogni tanto quando era sicuro che la squadra era bilanciata bene in tutti i reparti.
ma non è che tutta la partita lo poteva fare e il fisico ce l'ha per poter fare queste sgroppate. Ora, col fatto che appunto, ripeto, abbiamo un giocatore che può farci da filtro e anche da gestore di palloni sporchi e puliti, perché può fare sia diciamo la pulizia dei palloni magari che arrivano difficili da gestire dall'attacco oppure dalla difesa. E poi può anche impostare verso in avanti i Locatelli, mentre prima non avevamo nessuno che potesse farlo. Avevamo riadattato dei giocatori che non erano in grado di farlo. Addirittura c'erano delle volte che avevamo a centrocampo McKennie, Bentancur, Rabiot e Chiesa o Cuadrado. Cioè, capite anche voi che dovevamo mettere più elementi a centrocampo per fare spessore, ma non c'era sostanza, non c'era qualità, non potevamo fare nulla. Infatti, quanti tiri avete visto dei centrocampisti l'anno scorso, da fuori, in alleggerimento? Pochissimi. Quanti dribbling dei centrocampisti che magari provavano a portarsi in avanti centralmente, mai, sempre gioco sulle fasce, prevedibile, e poi sti traversoni alla Sperindio cercando le punte. E purtroppo questo non funzionava. Quest'anno non dico che faremo un campionato da dire assurdo con 20 punti di vantaggio, però abbiamo una certezza che è Locatelli, e poi abbiamo un Caio Jorge che ci fa fare più rotazioni in attacco. Chiaramente, se avessimo anche un Pjanic o un altro centrocampista che invece di impostare comunque faccia quantità e faccia anche recupero palloni, saremmo molto messi bene, perché McKennie e Bentancur lo sapete che non possono dare più di tanto, possono fare 20-30 minuti a partita a dir tanto, e in alcuni momenti possono anche essere titolari, ma con partite abbastanza agevoli, ma non di sicuro contro il Porto come ha fatto Pirlo l'anno scorso, che ha messo dei rincalzi a fare i titolari in una partita di cartello degli ottavi di finale. Questo non lo vedremo più. Quindi, ragazzi, possiamo ben sperare da questo punto di vista qui. Poi, da tra dire e fare c'è di mezzo il mare. Io vi dico come partiamo rispetto all'anno scorso. Più avvantaggiati a livello numerico, cioè a livello veramente concreto, cioè matematico. Abbiamo un giocatore in più che ci può consentire di aumentare le rotazioni. Finito. Poi, finito questo discorso, volevo parlare anche di Ronaldo, ragazzi, perché come avete visto, imbufalito, CR7 ha zittito tutti nei social e ha detto basta. Non se ne può più con tutte queste fandonie, queste panzane che girano nel web, Real Madrid, PSG, City, United. Non sono stato mai accostato a queste squadre, non mi hanno mai cercato, io non ho mai cercato loro, sto bene alla Juve e quest'anno voglio dare il tutto per tutto per vincere dei trofei e dimostrare quello che valgo. Quindi tutte queste angherie devono finire, questi soprusi, e io sono concentrato sul mio lavoro. E vorrei che tutti i tifosi unanimemente mi supportassero, perché sono un giocatore della Juve, lo sarò per quest'anno, e poi ha fatto anche intendere che potrebbe anche esserci un prolungamento nel 2023, perché veramente Ronaldo non ha mai avuto intenzioni. Non so chi ha messo in giro queste notizie, se anche il Chiringuito è stato istigato da lui oppure no, però qualcuno ha voluto monetizzare sulla sua immagine. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate del video, un bel pollicione se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Un bacio, a presto, ciao ragazzi!